Bentornati amici del Sportsman Magazine, questa volta come promesso siamo in compagnia di Range Rover Sport SVR Bespoke Edition, un'automobile nella sua colorazione forest green che per ora ha solamente 11 esemplari esistenti. Andiamola a vedere bene perché merita davvero. Come al solito partiamo dal fronte e andiamo a dare un'occhiata. Partiamo da questa griglia nido d'ape su cui campeggia la scritta Range Rover in tinta nera sopra il verde. Due prese d'aria spettacolari sul cofano, ancora calde, e uno spoiler in basso oltre al logo SVR nel nido d'ape inferiore. Due prese d'aria gigantesche oltre a due fari pixel a LED completano il fronte di quest'auto. Gommata da competizione con cerchi neri e una pinza rossa firmata Land Rover in tinta col verde, il nero, sono tutti colori pazzeschi, hanno fatto un lavoro incredibile sulle tinte, uno stile su quest'auto veramente pazzesco. Ve la faccio ammirare spostandoci verso il bagagliaio. Ok, eccoci dietro. Vediamo subito il logo SVR che ci fa intendere immediatamente l'allestimento incredibile di quest'auto. Poi il tetto che spiove leggermente verso il basso per creare una linea che percepiremo meglio guardando la macchina dal lato. Quattro scarichi. Ecco, per gli scarichi potremmo parlare una settimana, hanno un sound corposo, un rumore che veramente attira l'attenzione. Questa macchina ci ha stupito al primo ascolto. Bagagliaio elettroattuato, grande spazio, grande comfort nel retro di quest'auto. Bagagliaio spazioso ma non esageratamente, non è come quello di un 7 posti ma è molto molto capiente. All'interno una pulsantiera che ci permette di regolare il portellone in base all'altezza del nostro box. Si richiude sempre con un tastino. Uno degli accessori meravigliosi di quest'auto è la chiusura comfort della portiera. Solamente appoggiandola la portiera farà l'ultimo gradino e si chiuderà in totale silenzio, in totale morbidezza. Ecco, dopo averla vista un po' dall'esterno, adesso spenderei due parole sulle sue caratteristiche tecniche. Stiamo parlando di un'auto maestosa che monta un motore 5000 V8 con 575 cavalli in turbo benzina. Un allestimento spettacolare all'interno che sfrutta la bicromia del cammello con invece il forest green e il verde sull'esterno. Sportsman Magazine è contento di avere in anteprima quest'auto che verrà ufficializzata e verrà messa sul mercato a fine mese, a fine giugno 2021. Per ora, come vi dicevo, solamente in 11 esemplari. Ecco, so che se dico V8, 5000 di cilindrata, voi vi starete chiedendo quanto consuma quest'auto. Ecco, in base alle impostazioni di guida che abbiamo all'interno e anche all'uso che potrete farne con il vostro piede, potrete avere dei consumi, diciamo, molto eterogenei. Passare da magari 13-14 con un litro a, ovviamente spingendo un po' di più e chiedendo alla macchina quello che lei può darvi, potrete arrivare anche magari ai 3 o 4, ecco. In base all'uso che ne fate potrete fare una stima di quanto consuma realmente quest'auto. Un altro grandissimo pro di quest'auto, questa Range Rover SVR, che non è SVR solamente qua sotto, ma è SVR, quindi Special Vehicle, anche all'interno dell'auto, col proprio allestimento e il proprio design. Andiamola a vedere, così scopriamo gli interni e rimarrete, come lo è stato per me, incantati. Ah, velocemente sulla portiera. Ovviamente con le chiavi in tasca basterà appoggiare qua il pollice e la macchina si aprirà automaticamente riconoscendo le chiavi. Ora non riesco a farvelo vedere perché è giorno, ma vi assicuro che di sera dalla maniglia un ologramma proietterà qua direttamente lo stemma SVR con un'automobile ed è molto molto carino da vedere. Purtroppo adesso la luce non ce lo consente. Andiamola dentro a vedere. Ok, eccoci all'interno. La prima cosa che vediamo ovviamente è questa tinta cammello che è spettacolare, tutta quanta ricoperta di pelle, mentre invece vediamo direttamente sul montante un vellutino. Ecco, un contrasto di materiali che può piacere o non piacere, a me personalmente è piaciuto molto. Tutti invece gli interni, anche quello del tunnel, oltre al bracciolo, così presentano questo nero laccato, molto carino, e addirittura anche il cambio automatico è tutto in pelle, esattamente come il volante. Allora, vediamo un pochettino nel dettaglio. Io sono seduto su un sedile SVR Racing, si legge SVR inciso direttamente sul poggiatesta, è leggermente coprente, nel senso che comunque mi deve tenere fermo durante un tipo di guida sportiva.
E poi passiamo direttamente al volante con una pulsantiera bellissima che si sviluppa per la verticale con determinati accessori per quanto riguarda il mantenimento di corsia, il cruise control adattivo o per gestire alcune funzionalità della radio. Poi la prima cosa che vediamo, oltre a, ovviamente alle bellissime finiture e ai colori spettacolari di questa edizione, è un triplo monitor. Partiamo direttamente da un monitor frontale dove abbiamo un tachimetro racing digitale molto interessante con sulla destra un navigatore in 3D. Okay. Direttamente sul volante troviamo le palette per il cambio sequenziale, su di marcia, giù di marcia, direttamente in alluminio. Poi niente, spostandoci invece sul tunnel e sui due display, troviamo quello dell'infotainment e della radio sopra in orizzontale leggermente più stretto. Possiamo impostare il nostro cellulare, la radio che ascoltiamo oppure la navigazione, e abbiamo addirittura delle personalizzazioni per quanto riguarda le applicazioni che usiamo di più, per quanto riguarda lo sfondo, se preferiamo uno sfondo più chiaro o uno sfondo più scuro. E possiamo anche gestire qui nelle impostazioni l'angolo dello schermo. Vedete che schiacciando più lo schermo cambia il suo angolo uscendo, ok, dalla plancia. Nello schermo inferiore invece possiamo gestire quattro modalità: la modalità di climatizzazione automatizzando oppure gestendo la lancia in base a dove ci interessa avere l'aria, i sedili che possono essere riscaldati oppure raffreddati, e le impostazioni del veicolo, dove possiamo qui gestire le quattro modalità di guida che ovviamente nella versione del Range Rover Sport passano sia dalla versione eco, quindi quella dove ci permette di avere delle emissioni leggermente più ridotte, a invece le modalità per guida su sterrato, guida in montagna o su pendenze particolari. Con un tasto possiamo aprire le valvole degli scarichi per dare un sound molto più profondo e molto più corposo alla nostra SVR. E poi nelle impostazioni possiamo gestire tutto questo, quindi anche il design del display o il design della climatizzazione. Poi possiamo gestire la temperatura direttamente da queste rotelle, che sono molto carine, anche esteticamente molto pratiche. Poi qui possiamo gestire le quattro modalità, come possiamo farlo tra l'altro in touch su questo display, e qua abbiamo un pratico porta oggetti con le varie forme per poter appoggiare le bevande. Premendo il tasto della guida automatica possiamo disinserirlo, il tasto salirà e noi girando la rotella potremo decidere quale modalità preferiamo utilizzare per la nostra guida. Proprio quando pensavi che quest'auto avesse smesso di stupirti, andiamo a vedere il tetto panoramico. Prima tiriamo via la tendina. Attenzione, il tetto panoramico non è solamente sopra la testa del guidatore, arriva quasi fino in fondo al bagagliaio. La tendina infatti ci mette circa 30 secondi per arrivare alla fine, perché è veramente un tetto panoramico spaziale. Dopo averlo aperto passiamo al tettuccio, sempre con doppio clic arriviamo ad aprirlo, verrà su la tendina antimoscerino che funge anche come deflettore per l'aria, e avremo una sorta di Range Rover Cabriolet che farà entrare una bellissima aria e ci farà sentire come sulla spiaggia di Monte Carlo. Altra piccola grande curiosità, questo è un optional ovviamente, che però noi troviamo all'interno di questa edizione, sotto il poggiabraccio, ok, per prima cosa scusatemi, troviamo un accendisigari, una micro sim, perché questa automobile può avere una sim integrata e quindi non poter insomma lavorare sulla sezione telefonia anche indipendentemente dal nostro telefono, e due prese USB. Ma aprendo qua sotto, scusatemi, ok, noi possiamo avere il frigorifero, ok, un vano refrigerato che ci terrà le nostre bevande, il nostro cibo, anche quando siamo in viaggio, sempre al fresco. Particolare anche l'apertura del cruscottino qua. Cliccando il tasto che indica verso l'alto, possiamo trovare un primissimo vano porta documenti. Invece cliccando sul tasto verso il basso, in automatico uscirà il porta libretto, insomma il vano sottostante. Non so se avete avuto modo prima di vedere quanto è bello questo sedile racing della Range Rover SVR, con questa presa d'aria che non lo è in realtà, è una sorta di dettaglio però in acciaio all'interno di un sedile completamente in pelle con questi inserti in velluto, uno dei più carini che abbia mai visto. Ok, eccoci finalmente a bordo di Range Rover SVR Sport. Beh, allora, la prima cosa quando sali su questo automobile, che sia fermo, che sia in moto, ti accorgi di essere un dominatore della strada. È una macchina veramente alta, una macchina con un tipo di guida
che ti fa essere il re dell'asfalto, perché sei veramente sopra anche il livello degli altri guidatori, e questa cosa qua personalmente a me piace. Le sospensioni di quest'auto, sospensioni sportive, in città sono quasi sprecate, perché veramente sono atomiche, non c'è buca, non c'è dosso che tenga, quasi non si sente, non si percepisce. Tutto il resto, tutte le altre sensazioni di guida in realtà che sono riuscito a provare su questa automobile, è comfort più totale, unito alla sportività, perché ragazzi, quando tu schiacci il pedale dell'acceleratore su quest'auto non si risparmia, ti dà tanto. Quindi è un'automobile che veramente si presta a un uso molto molto sportivo. Mi sarebbe piaciuto poterla utilizzare su magari qualche tornante montuoso o fare un giro un po' più allegro. Purtroppo non ho avuto l'occasione, ma sono sicuro che mi sarei divertito un sacco. Un'altra nota di merito di quest'auto che devo assolutamente fare è il cambio. Un cambio ad alto numero di rapporti, veramente veloce, veramente divertente. Il cambio è rapido, quindi si sente molto poco e me lo sono goduto estremamente. Ecco, ora passiamo a un'altra piccola, insomma, nota che per i curiosi è sicuramente un argomento importante, ovvero il costo di quest'auto. È una macchina di altissima fascia, l'avrete capito, l'avrete ormai vista all'interno di questo video. Il prezzo di listino di Range Rover SVR Sport parte dai 130 a 140 mila euro. Questo allestimento specifico, praticamente full option, più questa vernice speciale dell'edizione bespoke in Forest Green, fa raggiungere a quest'auto il prezzo di 170 mila euro. Ecco, ora ci piacerebbe interagire un po' con voi. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di quest'auto e fatelo anche per le auto sulle prossime auto. Ci piacerebbe sapere i vostri pareri. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensate del valore di quest'auto, della sua tecnologia, se la comprereste o meno, se la consigliereste. Noi dal canto nostro non possiamo far altro che ringraziare Jaguar Land Rover per la possibilità di guidare e di provare un'auto del genere, un'auto che è una vera e propria rarità, perché come vi dicevo, ad oggi sul mercato italiano conta solamente 10 unità. È stata un'esperienza meravigliosa, ringraziamo ancora. Non vediamo l'ora di ritornare sopra un'auto del genere per poter vivere e raccontarvi un'esperienza simile. E anche per questo video è tutto, fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto, attivate la campanella e iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati per tutte le nuove auto che andremo a provare. Grazie ancora amici di Sportster Magazine e buona serata.